L'intervento di Elda Gallo, danzatrice performer nata in provincia di Pesaro. Si forma alla Paolo Grassi di Milano per continuare i suoi studi all'estero presso SIB Salisburgo. Vive a Vienna e lavora come freelancer. Da poco si sta cimentando nei suoi primi progetti come autrice. Elda, Ciao prego. a tutti. Anch'io prima di tutto voglio ringraziare Antonio e Gloria per questa iniziativa e sono molto felice di vedere queste facce, alcune conosciute, alcune nuove. È bello sapere che siamo tanti e che in questa, se vogliamo, tragedia ci possiamo incontrare e conoscere. Anch'io partirò dalla mia esperienza personale. Qua a Vienna la situazione è arrivata in ritardo, quindi si è sentita arrivare da lontano ed eravamo tutti qua a dire no, no, dai che qua non chiudono, qua possiamo continuare a lavorare. Invece dopo una settimana hanno chiuso tutto anche qua. Però ho avuto subito una sensazione di mi sono sentita meno sola nella mia situazione di artista precaria, perché a un certo punto eravamo tutti in questa situazione di non sapere cosa sarebbe successo fra 2 mesi e quindi non erano più solo gli artisti a essere quelli che devono sempre cercare la prossima opportunità, ma tutti. Questo per dire che noi, in quanto freelancer, soprattutto nella danza, siamo già abituati a vivere nell'incertezza, probabilmente, più di altre persone. Quindi sì, ci vorrebbero delle soluzioni per marginare le date che abbiamo perso, i lavori che abbiamo perso adesso, ma dovremmo veramente pensare a soluzioni a lungo termine per la nostra precarietà, che è sempre precaria in realtà, non è al di là di questa pandemia, siamo sempre instabili. Mi sono sentita molto fortunata di stare a Vienna in questo momento per 2 motivi. Uno, perché la situazione è stata molto meno grave e quindi abbiamo avuto molta più libertà di incontrarci, di fare prove all'aperto, sì, abbiamo avuto molte meno restrizioni. Quindi anche proprio come qualità della vita non è stata così stroncata, diciamo. E anche perché ci sono stati supporti tempestivi ed efficaci da subito. Uno di questi supporti che la città di Vienna proprio ha istituito è stato un bando per artisti e per scienziati, per il quale potevi fare domanda attraverso un progetto che descriveva come tu, in quanto artista, avresti voluto utilizzare questo tempo di stallo. E questo secondo me è bellissimo ed è da prendere come esempio, non solo perché appunto ti sostiene economicamente, ma soprattutto perché dà valore al tempo che c'è dietro a quello del palcoscenico, quindi a un tempo di riflessione, a un tempo nel quale del prendersi tempo di poter riflettere in quanto artista, ok, voglio lavorare su questo. Oppure su quello, no? Sì, decidere quali sono le tue priorità in quanto artista e sapere che è riconosciuto dallo Stato, perché avere un supporto economico stabile, mi sono resa conto che non è solo una questione di stabilità economica, ma è proprio un rapporto di fiducia, no? È come se sai che le istituzioni danno fiducia a te in quanto artista e quindi ti senti utile, un po' come diceva Antonio all'inizio, no? E sì, come diceva Gloria, accennava Gloria da poco, questa cosa sto lavorando a dei miei progetti al momento. In un certo modo è caduta a fagiolo proprio questa pandemia, perché sto appunto lavorando sull'argomento dell'ambiente sia per bambini che per adulti.
E quindi tutto questo focus sui pesciolini che tornano nel mare e la natura che si riprende i suoi spazi è andata proprio a fagiolo su, cioè proprio è l'argomento che sto trattando adesso. Quindi nella sfortuna di questo lockdown e perdita di prove, spettacoli, lavori, eccetera, mi sento particolarmente fortunata perché appunto ho il tempo e i soldi per riflettere, per creare, per leggere, per capire cosa voglio fare, what is next. E qual è il ruolo dell'artista? Secondo me in questo momento dobbiamo pensare, una volta che la situazione si sblocca, a riproporre l'incontro. Come molti di voi hanno detto, la danza e soprattutto il teatro sono un'occasione di incontro e adesso che non ci possiamo più incontrare, appena si potrà fare, dobbiamo rilanciare alla grande. Grazie, grazie Elda.